sera la memoria. L'hanno fatto ieri per San Giovanni. La danza alla memoria. L'antrezzata si chiama, è veramente particolare. Non è che mi non mi sfiorano, non mi sfiorano, non sono mai stato. Noi capitavo la canzone costigliana. La nostra, la nostra, la nostra, la nostra, presenta Marilu, questa canzone l'avevo dedicata, io posso dire, no, a Mario e Augusto, che ormai ci conosciamo da diversi anni, sono le loro ispirazioni poetiche non indifferenti. Quei giorni che sono stato poco bene, sento un po' di problemi qui a Schiena, dopo loro ho messo giù queste quasi direi seduto, solo per il melodico, no? Tra uno strappo e l'altro, così abbiamo voluto che io facessi sto brano qui in cos'era la mia Daniela, voglio dedicare questi versi a due miei cari amici, fra loro un po' diversi. Ero in un momento silente e solitario e ho pensato a voi, Augusto e Mario. Augusto a 40 anni era un fusto, a 50 un bel imbusto, ma a 60 porterà il busto. Augusto è l'amico l'ha scelto giusto. Si chiama Mario, abita a Legnano e c'ha il cuore in mano. Mario è un tipo assai simpatico, ma purtroppo parla l'aurico. Tra noi è nato un grande idillio che si consuma a volte dove? Davanti a un bel coniglio. Ed io vi esorto per piacere che sia sempre dal bracconiere. Quello devi dare di là dopo. E le linguine del Nettuno ai frutti di mare sono sempre un bel mangiare. E che dire delle mogli? Due donne con una grande intelligenza, perché per sopportare questi due ci vuole tanta pazienza. Ora, se vi è piaciuto questo ritornello, possiamo brindare con un bel limoncello. Io la prima volta, guarda che quando andiamo a dormire lei recita le preghiere, l'eterno riposo Don Armiglio. No, che bravo. Il momento sono perle di saggezza. L'autore è Mario. No, ma c'è incluso in molte cose. Tra queste perle, ad esempio, le tradizioni hanno sempre qualcosa di vero, poi si modificano col tempo. Va bene. Lasciatemi creare scompiglio, perché la normalità dà fastidio. Essere così, come la corrente alternata. Sei moderno, sei attuale. Esce con questa frase. Non dobbiamo lasciare da condottiero, da generale. Non dobbiamo lasciare scoperto il fianco, perché sennò si infilano dentro i ritmi negativi. Oh, ma che qua in un contesto. Siamo andati a visitare i giardini della Mortella. Tu non sai da
Portella è un luogo suggestivo, a parte le piante, la storia, l'amore, eccetera, eccetera. E poi siamo capitati di fronte alla Vogliera e lì è uscita un'altra perla, perché stavamo osservando dei passerotti. Ne ho visti due che limonavano in una noce di cocco. Il concetto di economia che nasce dagli uccelli. Bella. Questa è bella. Ma racchiude anche un senso di umile padronanza storica. Allora, mi voglio chiamare Cincinnato Lucio Quinzio, perché sono un suo emulo, un aristocratico contadino. Avete bisogno di me? No? E allora me ne ritorno nei campi. Allora, una è questa. Una volta, da buon osservatore, perché diamo a Cesare quello che è di Cesare, non è sfuggito. Tu non sai che questo cuore, un'espressione strana, palpita di parte. E allora, fissandolo, gli dice, a mo' di scuotendo il dito, a mo' di c'è qualcosa che non va. Sì. Hai gli occhi di un cirro negletto. Così, tra i vari frutti c'era l'uva e il fico. L'uva tutti i giorni doveva fare questo sentiero per andare a trovare il parente. Tutti i giorni trovava il fico che gli diceva a un certo punto, no, tu di qui non passi, devi tornare indietro. E l'uva tornava indietro. Il giorno dopo l'uva riprova a passare ancora in questo sentierino, a un certo punto, zac, esce il fico, via, tu di qui non passi, devi tornare indietro. L'uva non ne poteva più, un bel giorno si arma, fa questo sentiero, a un certo punto il fico si mette in mezzo alla strada, no, via, tutti torni indietro, questa uva non ne poteva più, prende il fucile, morale, qual è il morale di questa storia? Mi vince il mondo. Io penso di fico secco, uva passa. E in questo nido vivono un passerotto con la sua passerina, si dice. Passerottina. Sposati da poco tempo. Oh. E così stanno trascorrendo questi bei giorni da sposini. A un certo punto lui deve, il passerotto deve partire per la guerra. C'è una guerra, lui è richiamato e deve partire per la guerra. Parte, sta via diversi mesi, dopo 4, 5, 6 mesi torna e nel suo nido cosa trova? Che c'è la sua passerotta con un altro passero, insomma aveva preso il suo posto. Cosa fa questo qui? Il morale della storia, lui prende il fucile, chiaramente perché tornava dalla guerra, e pum, 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 spara al suo rivale. La morale di questa storia qual è? Non lasciare il posto agli altri. Ve la dico? Quando l'amore c'è, l'uccello tira. Dovevamo aspettare il pullman per andare. Prendevamo il pullman per andare in mare. Sono lì con lei, arriva il signore. Sai dove c'è il giornalaio grande lì? Buongiorno, fa grazie, grazie di essere venuto, di essere tornato sull'isola. Io l'ho detto. Prego, no, non c'è di che. Allora si trova bene qui, fa. Ma io non capivo, ma questo qui, cavolo, no. Dopo fa, perché sai, io la vedo sempre in televisione, sono contento. Colpo grosso. Sì. Colpo grosso ha fatto. Ho detto, ma lo stiamo in pirla. Godi, vai via perché ti faccio la fine, faccio fare la fine del fico secco, è pirla. Comunque ti ricordi che mi ha ringraziato. No, grazie.
vedi? E ti esorto per piacere che sia sempre dal bracconiere. Grazie. Questa no, poi non abbiamo sentito. No, perché il prossimo anno, magari anche a settembre, quando veniamo, spero di fare qualcosa. Va bene, allora io in attesa cercherò di trovare uno stereo così da portare. Bravo. No, grazie. Comunque, stasera parliamo, non è che devo dire. E poi quando mi perché mi offenderei. Prendilo per mano, ferma il suo volo.